Sì, che tecnicamente potremmo dire che questo video è una sorta di spoiler, perché sono qui, sano e salvo, mi ritorno dal viaggio in India e non è ancora finita la serie dell'India. Indian Escape, non l'hai vista? Vabbè, qui puoi andartela a guardare. E manca ancora qualche episodio, non è una serie di Netflix, quindi un povero stronzo la deve montare mentre sta lavorando, mentre è tornato dalle vacanze. Quindi ci sarà ancora qualche episodio. Non è il tutorial sui track che vi avevo promesso, lo farò come prossimo video, promessissimo, tanto a me non mi costa un cazzo, solo che non ho avuto tempo e volevo però mostrarvi questa figata che mi è appena arrivata, perché tra l'altro sarà molto utile a molti di voi prima che facciano la scelta sbagliata, che è la prima e unica copia del track C7 della Carver. E se non siete dei fanatici di Carver, non sapete di cosa parlo. Parlo del surf skate più funzionale, che vi permette di andare in giro in skate pompando come se fosse un surf, ovvero sia non mettendo mai il piede a terra. Il C7 della Carver è decisamente il sistema più efficiente di tutti. Non l'hanno mai copiato completamente, hanno fatto delle versioni simili. Questa è la prima vera copia. E perché ci frega che sia una copia? Perché costa molto meno. Io un po' un anno che cerco di riprodurre artigianalmente un surf skate, perché non ho mai voluto spendere 300 euro per uno. Non perché non ce li avessi, ma con 300 euro me ne compro 3 di longboard. Ed è bellissimo, è veramente simile a quello che mi sono costruito io. Ah no, questo è il mio, questo è il mio progetto da 25 euro, che va da Dio in realtà. Guardatevi il video. Ecco qua, senza cattive sorprese, una vera copia del track C7 della Carver, che combina questa swivel plate, questi anelli oscillanti, con un bushing da track da skate. Il track è identico al C7, il miglior track di surf skate per andare in giro per la città. Ci sono altri tipi di track, come questo che mi ero costruito io stesso, che esiste comunque anche in commercio, come quello di Surf Skate Industry, come lo Yo, però il Carver è imbattibile e questa è la stessa roba, esattamente. Il track si può sciogliere, si può stringere e combina questa molla superiore che ha semplicemente dei cuscinetti a sfera, però tipo swivel plate, non come quelli delle ruote, con un bushing normale da skate, esattamente come il Carver. Questo permette di pompare sia con l'oscillazione che piegando, e uniti questi due movimenti del track danno una sensazione molto morbida che ricorda molto più la surfata che track più rigidi, che magari hanno solo uno di questi due movimenti. Vediamo infatti. Adesso ci sono questi surf skate della Slide, per esempio, che usano un track che era già usato da un bel po' di tempo, che ha solo il movimento orizzontale, che è un po' verticale per l'inclinazione del track. È come che gli mancasse un pezzo. C'è il track CX, che lo fa anche la Carver, di cui sì, ci sono varie copie. C'è una copia della Miller, per esempio, più economica e non così economica, non arriveranno mai sotto i 100 euro, diciamo. Qual è la differenza? Il track CX è più leggero, quindi se vuoi saltare, se vuoi fare più trick, magari è più pratico, però non puoi pompare con la carvata tanto come il C7 o come questa copia. Quello che state vedendo sono dei video del ragazzo che è venuto in escursione con me. La tavola è molto robusta. Difetti, il grip tape, che anche è carino sto disegnino qua, no? Però il grip tape fa veramente schifo, praticamente si toglie quasi da solo. Questo non vuol dire che per forza dovete cambiare il grip tape, lo potete usare tranquillamente, ma a un certo momento dovrete cambiarlo. Avete visto come si cambia in molti dei miei video.
Questo in particolare sarà una cazzata da cambiare perché veramente basta strapparlo via perché è attaccato veramente male. E un grip tape lo trovate dai 5 euro ai 10 euro se lo prendete in un negozio di skate, ma costa veramente nulla. Potete sempre andare a controllare nei link che vi lascio sulla mia pagina dove vi consiglio dei prodotti. Quindi, unici difetti, il grip tape e questi wheelwells non mi piacciono perché li hanno messi, non questi vanno bene, questi del track C7 li hanno messi troppo vicini al track. Beh, bisogna smollare completamente per vedere dove va a toccare con questa parte. Attenzione che questi track hanno una molla, quindi se li smollate troppo, cioè all'inverosimile, potete rischiare che la molla esca dalla sede, poi si può aprire tutto quanto, non è un problema nel caso. Smolliamo anche il bushing esterno al massimo. Io vi assicuro che se io ci salgo sopra, va a toccare sopra. Ora vediamo se solo con un po' di forza vi posso far vedere al massimo dove avrebbe bisogno del wheelwells. E lo vedete, un pelino più indietro. Un pelino più indietro, ovvero sia qua sarebbe perfetto. Quindi, se noi spostiamo tutto il track sul davanti, abbiamo risolto questo piccolo problema. Ve lo faccio vedere adesso che ho smollato tutto quanto, che tocca esattamente qui. Basta mettersi sopra e piegare completamente, e si vede che tocca qua. Un pelino dietro al wheelwells, che è qui. Eccolo qua, wheelwells, e dove tocca? Ma che cazzo, ma perché fai le cose così? Vabbè, questo è quello che succede normalmente a comprare da una casa che non è rinomatissima per gli skate. Il track posteriore ha un angolo molto piccolo, ovvero sia è molto inclinato. E questo credo che riesca a compensare bene all'estrema inclinazione che genera nella combinazione delle due oscillazioni il track anteriore riesce a raggiungere la stessa inclinazione sia davanti che dietro. Sembra che quelli che hanno fatto questo sistema, anche se sono stati dei cani con la tavola, per i track sapevano quello che facevano. Di fatto, i primi che copiano il C7 mica saranno dei cretini. Come risolvere questo? Molto molto semplice. Basta che o spostate il track leggermente più avanti facendogli degli altri buchi alternativi, oltre, ovvero sia, invece che qui li mettete più o meno qua, andate a calcolare esattamente dove farlo, avrete una tavola con un wheelbase più lungo, che piace a molti che fanno surf skate, oppure potete andare a limare semplicemente qua. O addirittura, se avete delle altre tavole, io vi dico, la figata di questa è avere questo track ad un prezzo così economico. Ruote 78A, di 70 mm, esattamente come Carver, la tavola potete anche cambiarla eventualmente. È più sottile di quella di un Carver. Pro e contro, beh, c'è chi gli piace la tavola più grossa, più bella esteticamente, in realtà è più ingombrante, però dà un pelino di più di aderenza nel momento della carvata. Però che cosa comporta? Più è larga la tavola, più devono mettere i riser. Infatti nei Carver originali i riser sono spessissimi, quindi la tavola diventa alta, più difficile frenare. Una tavola sottile ha bisogno di riser più piccoli perché va a toccare la ruota più difficilmente. E dopo questo pippone l'andiamo a provare. Andiamo a provare e fare un'uscita proprio smooth, veloce, ma sono incastrato con sto microfono che spero stia facendo il suo lavoro e anche il telefono che disturba l'uscita e quindi ne faremo una più tranquilla. La sensazione è esattamente come quella di un Carver. Adesso tengo le molle abbastanza strette, visto che ancora non gli ho spostato il track, quindi per evitare wheel bite mentre sto filmando, in cui sei più distratto alla fine. Comunque non c'è niente da dire, è perfetto. Qui lo vediamo in salita. Stiamo salendo.
puoi pompare tranquillamente anche in salita, non ha niente da invidiare al carver. E dicevo, l'unica differenza con il carver è che la tavola più stretta è per questo più bassa, quindi se preferisci una tavola bassa come me è un'ottima soluzione. Se invece preferisci una tavola larga, a costo che sia più alta, qui nel puntino esclamativo che potete cliccare potete trovare sia dove comprare questo che dove comprare la replica dello Yo, che è identico allo Yo, e quindi la tavola bella larga costa di più, costa quasi il doppio, 75 questo, su 130 135 la replica dello Yo. Questi video dove cola il naso.